Ciao a tutti, sono Laura Lodi e sono una dietista nutrizionista della provincia di Modena. Benvenuti nel terzo video dedicato alla colazione presso l'Esselunga. La colazione di oggi è senza lattosio, quindi ho provato a cercare il modo di fare una colazione da tutti i giorni senza lattosio. L'idea che ho pensato è una colazione molto semplice, quindi un classico latticino, quindi o latte o un latticino diciamo fermentato, con cereali e frutta secca e frutta. Queste possono essere anche poi utilizzati per fare una sorta di porridge o senza cottura o con cottura, anche se non ho acquistato dell'avena per cambiare un po' rispetto anche ad altre colazioni che avevo proposto nei precedenti video, ma ho preso il farro e i cereali, quindi non c'è forse la vera ricetta del porridge, visto che di solito si fa con l'avena, però possiamo fare delle ricette anche forse cotte e magari se mi viene qualche idea nel blog vi aggiungo anche qualche suggerimento. Ad ogni modo la ricetta sui miei, una ricetta con questi prodotti o più, ve la presenterò sui vari social, quindi ricordatevi di seguirmi sempre sui miei social, soprattutto Instagram, che è quello dove sono un pochino più attiva nello scambio di commenti con voi. E vi ricordo che le informazioni ovviamente sono aggiornate al momento della registrazione, possono esserci dei cambiamenti, ma li trovate tutti in descrizione del video oppure sul mio blog www.spesacolladietista.it. Mi raccomando, alla fine dei miei video andate sempre a vedere sul blog per poter vedere aggiornamenti o altre informazioni legate ad altri prodotti o altri ingredienti. Iniziamo ad analizzare i prodotti. Vi voglio mostrare un latte senza lattosio, uno di quelli che mi piace. In realtà vi ho voluto proprio scegliere questo prodotto che potrebbe sì andare bene, ma forse ce n'erano altri di abbastanza simili come latte senza lattosio. Non ho trovato per ora nessun tipo di latte senza lattosio con la dicitura di latte a fieno. Probabilmente nei latticini tipo yogurt, come quelli che ho fatto vedere nel precedente video, nel primo video che abbiamo fatto a tema Esselunga, lì ci sono degli yogurt che sono stati fermentati. La fermentazione comporta una riduzione del lattosio, anche di molto. Probabilmente la dicitura non viene messa perché magari non è stato proprio fatto con un latte senza lattosio. Però si può, almeno secondo tolleranza, provare ad assaggiare uno yogurt anche senza dicitura e cercare di capire qual è il livello di tolleranza. Potrebbe essere che magari consumando questo latticino fermentato un giorno sì e un giorno no, alternandolo magari al latte o altre scelte proteiche, non ci siano problemi a livello intestinale. Tanto l'intolleranza al lattosio non crea dei problemi eccessivi qualora io la consumassi in piccole quantità. Quindi possiamo testarlo e se notiamo che compaiono i sintomi, allora torniamo indietro e la consumiamo o meno spesso o in quantità ridotte. Quindi, analizzando il latte, anche se la stessa Mila fa i prodotti a latte fino, attualmente ad oggi non ha fatto quella la versione senza lattosio. Probabilmente arriverà, forse si aspetta un attimo di vedere l'evoluzione e la richiesta dell'altro prodotto, e poi se vede che l'altro prodotto ha molto successo, magari grazie ai miei video potrebbe avere più successo, inizierà a fare anche la versione senza lattosio. Vi consiglio comunque di provare i latticini fermentati perché è importante cercare la qualità nel latte. Attualmente ho scelto solo latte di mucca, vi consiglio eventualmente anche di variare le scelte di latte per non andare sempre solo sulla stessa origine, ma valuteremo magari altri tipi di latte, altri tipi di prodotti in successivi video. Per ora siamo sul semplice e su quello che so essere un pochino più d'abitudine. Abbinato come scelta di latticino potrebbe esserci un latticino che è naturalmente privo di lattosio perché non è di origine animale. Infatti questo non si può neanche chiamare latticino. Questo è quindi una sorta di yogurt fatto col cocco, e ovviamente non è italiano per il semplice fatto che c'è il cocco. Questo mi piace molto perché come ingrediente è davvero uno dei più semplici che ho trovato, c'è molto cocco, c'è un po' di amido e di addensante, perché ovviamente deve essere un po' più addensato. Ci sono i fermenti lattici vivi, quindi un po' un fermentato, probabilmente non ha lo stesso tipo di fermentazione che viene nei prodotti classici latticini, proprio perché di solito
la fermentazione va a digerire il lattosio, qua nasce da un liquido che non contiene lattosio, quindi le fermentazioni che vengono fatte sono un po' differenti. E, probabilmente di fermentazione c'è poco in questi tipi di prodotti. Quello che volevo aggiungere è che, a differenza di uno simile yogurt che avevo detto di cocco preso in un altro supermercato, Lidl, qua il contenuto proteico è un po' maggiore, quindi non vicino a quello di un latticino vero, quindi di animale, che può essere sui 3 e più, ma è superiore a quello dell'altro. L'altro presentava uno 0,5 grammi di proteine ogni 100 grammi di prodotto, questo 1,1, quindi ne ha un po' di più, però ancora non può essere una vera valida alternativa proteica a un latticino normale o latte. E, aggiungo però, visto che l'altra volta si parlava del discorso che può essere al gusto grasso e anche come composizione più grassa, proprio perché il cocco è un frutto grasso, qua effettivamente di grassi ce ne sono abbastanza, perché come grassi si parla di 17,5 grammi. Questo non vuol dire che faccia male perché è grasso, basterà magari in questo tipo di colazione non abbinarci della frutta secca, perché sennò diventerebbe un pochino pesante, ma più che altro devo ricordarmelo, perché al palato, al gusto, potrebbe essere percepito un pochino pesante e stonare un po' come gusto, quindi a volte non è ben tollerato. Il mio consiglio, se voglio senza lattosio, è andare soprattutto su prodotti fermentati, e quindi latticini fermentati o formaggi fermentati, oppure proprio cambiare tipo di colazione, ad esempio farne una salata come quello che abbiamo detto nello scorso video, che alla fine, non presentando latte, non presenta proprio il problema del latticino. Come fonte di cereali di questa colazione ho scelto di proporre il farro soffiato. Di solito preferisco quello in fiocchi, però era più difficile da trovare 100% naturale. Uno, perché non c'erano i fiocchi al naturale, oppure quando c'erano dei fiocchi erano addolciti. Questo invece è completamente senza zucchero, perché l'ingrediente principale è farro integrale e non c'è nient'altro. Questo è italiano, farro proprio toscano, d'agricoltura italiana, quindi sono tutte le varie indicazioni. L'altro che ho trovato della stessa linea diceva come indicazione che non era 100% italiano, per il semplice fatto che non presentava, cioè perché presentava appunto il cioccolato, che il cioccolato non è italiano. Però il farro aveva la dicitura con scritto farro 100% italiano. Quello può succedere, perché quando si utilizzano più ingredienti è difficile che siano sempre tutti italiani. Quello della linea proprio dell'Esselunga non è 100% italiano, non ne ho trovati di 100% italiani, è al naturale, questo è buono. E ne ho trovato un altro che è rarissimo in realtà, perché non è forse uno dei primi che ho trovato che non è con l'aggiunta, sono dei cornflakes, quindi la versione in fiocchi di mais, però, e questo è l'unico che ho trovato 100% mais biologico, senza però nessuna aggiunta né di sale né di zucchero, cosa davvero rara da trovare, e credo forse sia uno dei primi, perché di solito si trova sempre con o solo il sale o lo zucchero, o lo sale e lo zucchero, quindi così al naturale no, ma ci tengo a precisare che però non è italiano, non è 100% italiano, quindi una cosa doveva avercela un po'. Continuiamo poi nel parlare della frutta secca. A me piace sempre acquistarla quando è possibile intera, quindi poi da sgusciare. Uno, perché proprio mi piace la coccola di sgusciarmi la mia frutta secca prima di consumarla, mi aiuta anche proprio magari in quegli snack che voglio fare un po' per distrarmi, anche lavorare un po' l'alimento che sto per mangiare, mi fa passare un pochino il tempo, mi fa un po' distrarre dalla situazione, quindi tendo a mangiare più consapevolmente la mia porzione e metterci un pochino di più, invece che prendere la frutta secca e lanciarla in bocca e mangiarla. Quello più importante è sicuramente cercare delle scelte italiane. Non è così facile, ne ho lette davvero tanti, sia già aperte sia chiuse, dove non c'era indicazione, cioè non era di origine italiana. Questo è di origine italiano, e anche le noci che ho scelto sono di origine italiana. Forse di noci era più facile, ce n'era anche un altro prodotto, e comunque fateci attenzione a leggere appunto che sia un prodotto italiano, e qua c'era scritto, quindi questi sono due prodotti buoni che potete consumare, magari potete aprirvene un po' in anticipo e tenerla per le colazioni successive o per altri pasti. Consiglio di alternare un pochino la scelta, così da non mangiare sempre uno o sempre l'altro. L'unica nota, anche qui non erano sfuse, erano in plastica, quindi comunque in questa spesa effettivamente troviamo tanta plastica.
In ultimo poi vi parlo della frutta. La frutta è semplicemente frutta, l'ho presa semplicemente italiana e di stagione e l'ho presa sfusa. Non è biologica, come dicevo, all'Esselunga le frutte biologiche sono per lo più già confezionati, spesso in plastica. A volte troviamo dei prodotti, per lo più verdura, mi è sembrato, con un cartellino di carta attaccato, quindi semplice da prendere, probabilmente nella pera o in altri frutti è un po' più scomodo come cosa, però ho preferito, quindi, perché all'inizio, prendere quello sfuso proprio per spronarvi più possibile a ricercare le cose almeno sfuse, per soprattutto quando avete acquistato già tanti prodotti confezionati e non correttamente e non riciclabili al 100%, così da ridurre il più possibile gli eccessi e gli scarti della propria colazione, ma anche di altri pasti. Questo video si conclude e conclude anche la trilogia legata alle colazioni acquistate all'Esselunga. Quindi nei precedenti video, che potete trovare nella descrizione, trovate la colazione dolce e la colazione salata. Quella di oggi era comunque una colazione dolce, ma a tema senza lattosio. Nei commenti, mi raccomando, fatemi sapere se utilizzate questi prodotti, se ne conoscete altri sempre naturali e semplici come quelli che vi ho detto, magari con una confezione più sostenibile, così magari la facciamone sapere nei commenti e ve le aggiungerò poi nel mio blog. Ditemi anche se conoscete qualche altra ricetta rispetto a quella che vi ho detto, molto semplice, legata al farro che vi ho fatto vedere, quello al naturale. E mi raccomando, per non perdervi i miei prossimi video e aggiornamenti, vi consiglio di iscrivervi al mio canale e seguirmi sulla pagina Instagram e Facebook. Mi raccomando, adesso mettimi un mi piace se ti è piaciuto e condividi il video. E ti auguro buona visione dei prossimi video e buona salute!